È stata inaugurata questa mattina una delle manifestazioni più golose del nord-ovest, Dolcissima Pietra, arrivata alla 7ª edizione. Nella città rivierasca, per tutte le vie e per le piazze, stand dedicati a chi di diete non ne fa. Tra gare, convegni, laboratori di degustazione e giochi per i più piccoli, la rassegna proseguirà anche domani, sino alle ore 18. Beh, ormai non è una tradizione ma una consuetudine. Pietra si è consolidata anche attraverso Dolcissima Pietra, che è una manifestazione molto importante, una manifestazione che sta crescendo di anno in anno. Il numero degli espositori quest'anno arriva a 100, abbiamo sempre più interesse, abbiamo sempre più manifestazioni all'interno della manifestazione, quindi siamo molto soddisfatti. Voi venite da Torino, cosa portate? Portiamo naturalmente il cioccolato, perché comunque siamo nella città del cioccolato, con diversi tipi di lavorazioni, da quelle che possono essere cose per i bambini a tutto quello che riguarda gli adulti. Abbiamo un forno a legna dal 1886, sono quattro generazioni che produciamo prodotti tipici liguri, in particolare il pan dolce genovese, il canestrello e il bacio di dama. In un momento difficile come questo, da un punto di vista economico, sono importanti queste manifestazioni? Credo che siano essenziali, credo che l'investimento del comune su una manifestazione come questa sia assolutamente essenziale. Noi dobbiamo fare in modo che Pietra venga conosciuta anche attraverso queste manifestazioni e soprattutto attraverso manifestazioni di qualità. Questa è una di quelle e continueremo ad andare avanti. Cioccolato al basilico, com'è venuta l'idea? Per modificare questi tipi di lavorazioni abbiamo deciso di utilizzare sul cioccolato gli oli essenziali. Gli oli essenziali ci permettono di lavorare il cioccolato in maniera particolare, in questo caso utilizzando l'olio essenziale del basilico si sente il gusto del cioccolato e il retrogusto del basilico. Presidente, manifestazioni come queste fanno bene al commercio in questo momento? Beh, direi che fanno bene al territorio per almeno tre motivi. Il primo è che creano un flusso di persone, di visitatori, creano interesse attorno alla Pietra Ligure in questo caso, ma più in generale in tutta la provincia di Savona. Il secondo motivo è che i prodotti nostri dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura anche, vengono messi in evidenza. E il terzo aspetto, infine, è che con iniziative di questo genere si dà un segno di vitalità che non è solo economico ma anche di carattere culturale, che è molto importante. Da Montanaro, provincia di Torino. Beh, qui vediamo tanto miele, un dolce essenziale. Sì, soprattutto perché viene ancora fatto con i crismi tradizionali, quindi si è a contatto con la natura e si porta un po' di natura in giro.